23 giugno, egli infatti insegnava a loro come uno che ha autorità. Conosciamo l'insegnamento degli scribi perché Gesù stesso ce lo rivela e manifesta nella sua mostruosa falsità. È la loro una parola senza amore, senza verità, senza misericordia, senza speranza. È una parola di terra che crea solo disperazione. La loro parola è pesante, opprimente, deprime e allontana, anziché avvicinare e salvare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto non entrate voi e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito, e quando lo è divenuto lo rendete degno della Geenna due volte più di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio non conta nulla, se invece uno giura per l'oro del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, che cos'è più grande, l'oro o il Tempio, che rende sacro l'oro? E dite ancora: se uno giura per l'altare non conta nulla, se invece uno giura per l'offerta che vi sta sopra resta obbligato. Ciechi, che cos'è più grande, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta? Ebbene, chi giura per l'altare giura per l'altare e per quanto vi sta sopra, e chi giura per il Tempio giura per il Tempio e per colui che lo abita. E chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste, invece, erano le cose da fare senza tralasciare quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere perché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi. All'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Matteo 23, 13-28. Diverso invece è l'insegnamento di Cristo Gesù. La sua parola, piena di verità purissima, attinta direttamente dal cuore del Padre, è piena di compassione, misericordia, perdono, giustificazione, pace, amore. È una parola che crea la vera speranza nel cuore. Essa non incarcera l'uomo in delle pratiche esteriori che uccidono l'anima e soffocano lo spirito. Anzi, lo libera e gli mette le ali perché possa giungere fino agli abissi dell'amore di Dio. È una parola con un solo fine: fare di ogni uomo la manifestazione più pura e più santa della verità e della carità del Padre. Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli, infatti, insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi.
Matteo 7, 21-29. Chi è di cuore puro sa operare questa distinzione nell'insegnamento. Sa se esso viene da Dio oppure dall'uomo. Chi invece è di cuore non puro, non leale, non vero, non riesce ad operare alcuna differenza. Accoglie però nel suo cuore ogni sporcizia di falsità e di immoralità. Il cuore malvagio è attratto dalla malvagità della parola, anzi è esso stesso creatore di cattiveria e di malvagità. Gesù vuole i suoi discepoli attenti, prudenti, saggi. Li vuole capaci di ogni discernimento e distinzione. Devono essere più che spada affilata. Bene e male, vero e falso, devono essere da loro separati. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli santi, fateci vera spada affilata.